Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Continuiamo questa puntata tutta dedicata al prenderci cura di noi. Adesso i protagonisti assoluti sono i nostri capelli, un qualcosa di assolutamente fondamentale per il nostro lato estetico. Allora vedremo com'è fondamentale prendersi cura di loro, ma come soprattutto possiamo valorizzarci e valorizzarli insieme ad un grande esperto proprio di capelli, Gino Givian, Hair Stylist. Buonasera e bentornato. Ciao, buonasera, qui da buonasera noi. Buonasera a tutti, tutto bene a casa? Tutto benissimo, anche a casa sono certa. Senti Givian, allora tu hai sempre tantissime cose con cui ci stupiscono. Sei arrivato in 30 secondi, hai allestito tu 7 Sera come il tuo studio. Allora, sì, sì. Raccontaci subito, c'è un bellissimo cartellone con delle capigliature magnifiche. Allora, andiamo subito a presentare. Sì. Ecco, io negli anni 80-82, io e Mike abbiamo dato questa moda in tutto il mondo. Io devo ringraziare Mike perché sono andato a questa sua trasmissione, che è la trasmissione delle invenzioni, sì. Ecco, e poi dopo essere stato da lui è venuto giù la televisione giapponese, mi ha fatto un'intervista, ho avuto le pagine dei giornali americani, questo mi ha fatto molto piacere, che io e Mike, buongiorno, sì, abbiamo dato questa moda in tutto il mondo. Ecco, di allungare capelli. Tra l'altro, lasciami dire una cosa, la sì, prima italiana a sperimentare è stata Fiordaliso, adesso vediamo se è riuscito. Fiordaliso, ecco, è stata una delle prime dove io ho iniziato, lei mi ha detto ti devi inventare per allungarmi i capelli, io mi sono inventato allora l'extension. Allora, vediamo devo se dire grazie a Fiordaliso. A trovarla, proviamo a chiamarla, sì, vediamo. Sì, vediamo se riusciamo a mettersi in contatto con Fiordaliso. Ecco, vedete, questi sono capelli che prima di metterli, sì, lei sta facendo la prova, sono capelli veri, non sono capelli sintetici, okay, ecco. Ecco, si possono mettere, si possono togliere senza nessun problema, non creano problemi, i problemi creano quando vengono gestiti male. Ecco, sull'extension, ripeto, non devono essere usati gli shampoo, okay, uno deve usare solo il balsamo o la maschera acidificante, certo, è un prodotto che mi crea acidità, giusto ecco, per sciogliere i nodi e ecco, per mantenere poi più vedete anche qui sulla Laura, che è stata la Laura del Grande Fratello 2 anni sì, fa, certo. ecco, abbiamo fatto vedere il prima e il dopo, vedete che nel giro di 2 ore andiamo a fare questo È diventata infoltimento, ancora più e poi Algivian. anche vedete che sono ragazze molto giovani, che nel giro di 2 ore noi andiamo a dare questo infoltimento e anche allungamento. Adesso possiamo dare la parola un attimo ad una grandissima italiana, super coraggiosa, Fiordaliso, ciao! No, sentite, è attaccato, basta. Voleva essere presentata prima di Laura e delle altre ragazze. Adesso tornerà fra pochi secondi perché Vediamo, abbiamo vediamo se sentito. riusciamo a metterci in Ma contatto continuiamo a con lei. raccontare. Allora, senti, abbiamo detto che non fanno male alla nostra cute e ai nostri capelli Assolutamente, l'extension. io ho gente che addirittura, sono parecchi, parecchi, parecchi anni che. Esempio, diciamo Marcella Bella, Sì? nessuno avrebbe detto che Marcella Bella erano i suoi capelli, invece erano Erano i i miei, tuoi. Marcella Bella, Fiordaliso, Loredana Bertè, ecco, Ecco, però c'è un sì, limite ho di tempo fatto in parecchi cui personaggi, tenerli ecco, sì. l'extension, c'è un limite di tempo. Al massimo quanto si possono portare l'extension? Quanti Allora, mesi? 3-4 mesi, dopo 3-4 mesi c'è la ricrescita, si ritorna, si staccano e si riattaccano ancora senza E nessun via. problema, ecco. Fiordaliso, ci sei adesso? Ciao Ciao! Gino, ciao Ciao, Alessandra! ciao! Bentornata a 7 Sera, senti io ho iniziato con te, ti riaspetto qua nel nostro salotto, ma tu sei la prima italiana coraggiosissima che si è fatta allungare i capelli, si è fatta mettere Sì, l'extension, la perché prima prova è stata tua. adesso non le ho più perché ho il caschetto, però ti devo dire che all'inizio li avevo corti, li volevo lunghi, è stata una tortura cinese le prime extension perché si stava sotto 6 ore. Certo, e adesso Vivian? Adesso no, ma poi anche la leggerezza delle extension che ci sono adesso. Facciamo vedere il Prima era servizio. tutto a mano, te lo Facciamo vedere il ricordi? servizio che ci ha fatto Novella 2000, guarda, ti ricordi? Perché Sì, ce l'ho in mano io come no? adesso. La Vedi? selvaggia, la Ecco la selvaggia. Selvaggia, È questo è il vero. servizio che ci ha fatto Novella 2000. Però guarda, ti voglio dire una cosa, che l'extension, a parte il capriccio di qualche donna che li vuole da corti a lunghi, servono anche per quelle donne che improvvisamente hanno avuto dei problemi, che ne so, io avevo fatto stirare i capelli, non da Gino, qualche anno fa, perché Gino non me li avrebbe mai fatti, ti dico la verità, e mi si erano molto sfoltiti i capelli e quindi io ho messo l'extension anche per dare un po' di volume, perché noi donne insomma abbiamo anche quel problema. Certo, Poi regalano l'extension. tanta sensualità, insomma non si può cadere proprio su un look dei capelli che non va bene, per cui con l'extension si può fare molto. Sì, Senti, però Marina. Alessandra, si può fare anche del bene, nel senso che se tu hai un vuoto Sì? di capelli perché li hai trattati male, con l'extension intanto ripari, capito quello che ti voglio Certo, dire?
Certo, giusto, no, perché, Gino? Giusto, giusto. Benissimo. Giusto. Ho detto giusto, Gino? Giusto, va benissimo. Ma non sbagli mai, Verdalisa. Allora, sei preparatissima. Io ti ringrazio per esserci venuta a trovare questi pochi secondi. Gino, torni, ti aspetto. Altro. Grazie Marina, buona giornata Gino. E buon lavoro da parte ciao, mia. Buon lavoro. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, ciao. Eccoci qua, l'extension le abbiamo viste, bei capelli lunghi, naturali, ma sopra invece, guardiamo questo cartellone che ci hai portato, sì. Donne ricissime, altro ecco. Look, altro tipo. Ecco, allora adesso ho messo a punto questo sistema innovativo, si chiama New Permanent, ecco, che io lavoro sempre sull'acidità, sì. Ecco, perché il cappello è acido e la pelle è acido e io rimango sempre sull'acidità e questo è molto importante, ecco. Non vado assolutamente a contatto con il cuoio capelluto, ecco, e si mette il doppio dei bigodini, ma bigodini più grandi. Vedi che lì su Laura abbiamo messo 119 bigodini, vedi sì. Quanti bigodini ho messo? Certo. Ecco, non vado a contatto assolutamente con il cuoio capelluto e i capelli, vedete, vengono fuori più belli, più corposi, dopo aver fatto la permanente che prima, questo è molto importante. Sì. Sì. Ecco, e poi voglio consigliare che lavare i capelli non è dannoso, ma dannoso è lavarli male. Ecco. Quando ci sono questi problemi, perché poi si vengono usati i prodotti sbagliati. Ecco, a questo proposito, tu continui a ripetere la parola acidità. Cerchiamo di capire bene, perché il nostro pH è di un certo tipo, per cui bisogna vedere che anche lo shampoo lo rispetti, sia neutro, come si dice. Allora, tu mi hai provveduto che stai cercando, ma mi hai portato anche dei limoni, perché ecco, a proposito di acidità? Allora, ho portato i limoni, perché è molto importante, brava, ecco, mi hai intervenuto. Ecco, il limone è un pH acido. Sì. Quando c'è il problema a casa, che appunto vedete anche questa settimana, sul giornale Sani e Belle, andatelo sì. A prendere, che parla di come lavarsi i capelli, è molto importante, e poi la maggior parte della gente, quando usano un prodotto detergente, si crea problema di prurito. Sì. Ecco, prurito, forfora, descomazione. E poi dopo arriva anche il problema della psoriasi, certo. Che non è una malattia, ma è l'uso sbagliato di prodotti detergenti. Ecco, questo è un limone. Il limone, vedi che io ho tutti gli apparecchi che vado a misurare il pH certo, dei sì. Prodotti. Ecco perché sono preparato. Perché io, collaborando con il Giappone, mi sono portato questi apparecchi dal Giappone e so il pH di tutti i prodotti. Il limone è un pH acido. Se c'è il problema del prurito, voi usate, tagliate un limone, ve lo passate sul cuoio capelluto e vi va a eliminare completamente il prurito. Ecco, diciamo che è uno sgrassatore naturale, per cui ci può aiutare. Uno dei rimedi che può essere magari della nonna, assolutamente naturale. Mi va a creare l'equilibrio, usare. Mi toglie il prurito. Mm-hmm. Ecco, dopo aver usato il limone, non usatemi un detergente, che possono essere uno shampoo. No, ma balsamo. Usate un balsamo. Hai visto, ormai ho imparato. Il balsamo è un pH acido che mi va a creare acidità alla cute e anche al capello, perché che mi chiude lo squame al capello, guarda, è proprio è il balsamo. Okay. Però io ti regalo il pettine perché è molto importante quando si va a lavare i capelli, vanno pettinati, perché pettinare i capelli mi chiude lo squame, ecco, se non viene chiuso lo squame poi i capelli rimangono elettrici. Ah, ecco, questo benissimo. È molto importante. Quindi, a casa, lo tengo, ti ringrazio per il regalo, a casa, lo tengo quando qui. Vi lavate i capelli è molto importante, ecco, a pettinare. Pettinarsi ecco. Dopo, ecco, abbiamo ancora un minuto, lo dedichiamo, abbiamo visto tanti look diversi, cerchiamo di capire però che viso va bene, con che tipo di taglio. Allora, so che c'è una teoria proprio dei visi, riesci in un minutino a spiegarcela? Un minuto. Allora, la cosa importante, vedete questa ragazza ha il problema della fronte molto alta, spaziosa. Sì, sì. Ecco, avendo la fronte molto spaziosa, la cosa da mettere in risalto sono gli occhi, vedi? Certo. Ecco, allora io ho proposto di fare la frangia, e vediamo la trasformazione di questo viso, che vedi, abbiamo fatto la frangia, abbiamo valorizzato l'occhio. Assolutamente. Questo è molto importante pieno. Perché il cappello è una cornice del viso e se lo andiamo a incorniciare bene poi abbiamo il risultato. Certo che sì. Ecco, qui invece la teoria dei visi. Ecco, noi abbiamo un viso asimmetrico, sì. Abbiamo una parte che è più grande e l'altra parte che è più piccola. Andiamo a fare questa ripresa, vedete, questa è la parte normale sua. Mm-hmm. Ecco, poi questa è la parte destra, vedete che sì. La parte destra è molto più grande della parte sinistra, ecco, e poi in finale vediamo la parte sinistra che è molto più piccola, e invece, sì. Vedi, abbiamo la parte sua che è la migliore. Certo. Ecco, noi poi su una persona giovane non riusciamo a capire certi fondamenti molto importanti che lo vedi su una persona non più giovane, mm-hmm. Dove vedi che da una parte lo ringiovanisce e l'altra parte lo invecchia, perché noi abbiamo la parte del cuore, la parte delle emozioni e la parte dei sentimenti. Certo. Allora noi abbiamo la parte
sinistra che invecchia prima della parte destra. Ai ai ai, per cui diciamo che il nostro viso, il nostro corpo, tutto gioca su un'armonia. Ovviamente non siamo fatti con lo stampino, non siamo uguali da tutte le parti. L'importante è saperci armonizzare, saperci valorizzare. Allora, grazie infinite Gibian per averci dato tutti questi grazie consigli. Grazie a voi. Ti aspetto a breve. Io dico, mi potete andare anche a vedere su YouTube Gibian. Dovunque. Sì, poi se avete dei problemi ci potete scrivere. Sì, anche direttamente a me. No, li possiamo invitare anche in studio, scusa. Li possiamo invitare anche in studio. E certo che sì, allora. Se avete i problemi i telespettatori in studio programmi at 7gol.tv, va bene, perfetto, ci rivediamo a breve. Perfetto. Buona serata a tutti. Ciao, buona serata a tutti. Motori, ci rivediamo domani. Buona serata.